Il 31 ottobre del 2017 ricordiamo i 500 anni delle 95 tesi di Lutero sulle indulgenze, e quindi ci sarà un momento di riflessione soprattutto e di memoria. Non si tratta di fare una celebrazione, perché da quell'evento è nata una profonda e lacerante divisione del cristianesimo europeo, ma piuttosto appunto di fare memoria. L'idea che ha generato questo nostro incontro, che avremo il 18 e il 19 di ottobre nell'Università Lateranense, intitolato Passione per Dio, a 500 anni dall'albeggiare della Riforma protestante, l'idea generatrice è l'idea che la Riforma è un evento dello spirito, cioè un evento spirituale, perché nasce dalla spiritualità di Lutero. Lo ha detto anche Papa Benedetto nel suo discorso a Erfurt. Il grande dramma di Lutero, la sua grande questione, era la questione di come posso avere un Dio misericordioso. È da qui che nasce questo cammino per cercare da parte del cristianesimo di tornare all'essenza del cristianesimo, che è la giustificazione attraverso la fede in Cristo Gesù, che ci accomuna con i fratelli protestanti e riformati. E da questo punto di vista abbiamo invitato esponenti non solo della teologia cattolica, sarà inevitabile un confronto anche sulle scritture, non solo storici ma anche teologi, sia cattolici che evangelico-luterani che riformati. E il convegno in questo senso vuole essere anche una tappa di riflessione su quel cammino che è stato disegnato dal recente documento della Commissione Mista Cattolico-Luterana come un cammino che dal conflitto va verso la comunione. Non ancora possiamo partecipare alla stessa mensa, ma l'auspicio è che un domani possiamo insieme, come cristiani, celebrare anche l'Eucaristia. Tra le figure più rappresentative denomino il professor Vogel della Facoltà Valdese di Teologia di Roma, che è luterano, il professor Kertner e il professor Paolo Ricca, pastore valdese.